nostra ultima tappa lungo la Strada delle Stelle è il sito scelto dall'ESO per costruire il prossimo grande telescopio. E on the road fra Paranal e Amazonas siamo atterrati su Marte. Scherzi a parte, Massimo, quella che fate voi per scegliere un sito dove piazzare un telescopio è una vera e propria esplorazione. Chiaro, per porre un telescopio di queste dimensioni occorre un sito speciale. E per trovare questo bisogna esplorare vari posti per 5 anche 10 anni, perché le variazioni climatiche possono anche influire. Se si prende il primo non è sicuro che poi dopo rimane essere il migliore. Certo. E l'esplorazione non consiste solamente nel vedere la quantità di notti serene, bisogna anche analizzare il tipo di atmosfera che c'è sopra la testa. In particolare per EELT è fondamentale trovare un sito dove le turbolenze a alto livello sono stratificate, perché poi con l'ottica adattativa si possono correggere più facilmente. L'esplorazione come la fate? In cosa consiste? In effetti ci sono un gruppo di specialisti di atmosfera che osservano sia con piccoli telescopi che con palloni sonda e con satelliti, ma la cosa più importante è essere sul posto. Infatti, ad esempio, nel caso di Paranal abbiamo avuto due persone, due fratelli, che hanno speso 2 anni tutte le notti guardando il cielo. È un sistema primitivo, ma il contributo umano è molto importante. Cerro Amazonas, a 3.060 metri di quota sul livello del mare, 20 km da Cerro Paranal, i lavori di preparazione del terreno sono a buon punto. E siamo arrivati a 3.000 metri nel centro del cantiere del prossimo telescopio dell'ESO. Dietro di noi si vede Paranal e persino l'Oceano Pacifico, dall'altro lato i confini con l'Argentina, segnati da Uyuyayaco, il vulcano, il quinto vulcano più alto al mondo. Questo è il sito dell'Extremely Large Telescope. Sì, è il sito dell'Extremely Large tutto, infatti è la parte più grande del Cile, di più di 190 km di larghezza, e qui stiamo costruendo il più grande telescopio del mondo, questo EELT, che è European Extremely Large Telescope, di 40 metri di diametro, che ci permetterà di arrivare ai confini dell'universo. Per la prima volta gli astronomi potranno osservare tutto l'universo dalla prima stella nata fino ai giorni nostri. E la cosa che si potrà anche osservare è pianeti di tipo Terra, dove pensiamo di trovare vita. E quindi da questo deserto, il più arido deserto della Terra, incontreremo vita fuori dal sistema solare. Perché proprio qui? Perché questo, dopo 10 anni di esplorazione di tutto il mondo, perché non si trattava solamente di vedere il migliore sito nell'emisfero sud, perché questo è il più grande telescopio del mondo, abbiamo incontrato che questo posto è il migliore dal punto di vista astronomico, per ottico e infrarosso. Non c'è nessun altro posto nel mondo che può competere con questa montagna. Il futuro dell'astronomia è già cominciato. Appuntamento al 2024.